Ciao a tutti ragazzi, il trucco che vi voglio proporre oggi è ispirato ad Avril Lavigne ed è una richiesta che mi è stata fatta da Roxina23, che saluto e ringrazio. Mi scuso ancora una volta per l'attesa e non solo con lei, ma con tutti coloro che mi hanno fatto una richiesta. Spesso si pensa che durante l'estate c'è più tempo libero, invece purtroppo ho trovato davvero ben poco tempo e quindi spero adesso di poter recuperare e di soddisfare il prima possibile le richieste di ognuna di voi. Il trucco è ispirato alla foto di Avril Lavigne che mi ha mandato Roxina23. La cosa fondamentale di questo trucco è sfumare davvero tanto, soprattutto di sotto, perché Avril Lavigne in quasi tutti i suoi trucchi ha questo nero che sembra quasi sbavato. Io volevo cogliere inoltre l'occasione di ringraziare di vero cuore Urania78. Vi lascerò il link del suo canale qui nell'info box perché è stata davvero molto carina e si trovano poche persone ormai che fanno questi gesti perché mi ha regalato a sorpresa lo sfondo del mio canale che io trovo davvero bellissimo e lei fa questi sfondi anche a richiesta e per cui se volete contattatela perché è davvero brava. Grazie ancora e un bacio particolare va a te. Come sempre se vi piace seguite il tutorial vediamo adesso che cosa ho fatto. Applico il primer della Kiko su tutta la palpebra e anche un po' sotto. Prendo adesso questa matita della Pupa, la Multiplay Pupa 09, una matita occhi con triplo uso. Da questo lato appunto troviamo la matita, che è una matita da poter utilizzare sia all'interno sia all'esterno dell'occhio, e da quest'altro lato lo sfumino. Vado a tracciare al di sopra del mio occhio una linea piuttosto grossa, lasciando l'inizio l'angolo interno dell'occhio vuoto e fermandomi alla fine delle mie ciglia. A questo punto devo sfumare la mia matita e per cui posso utilizzare tranquillamente la parte dell'altro lato della matita oppure se avete un pennello di questo tipo. Io, a dire la verità, ne ho due, fa parte uno del set della Laila e questo invece è della Sephora Professional. Se notate, questo della Sephora è un po' più alto e più morbido, mentre questo della Laila è più basso e molto rigido. Per cui in queste operazioni dove c'è da sfumare molto, preferisco utilizzare questo della Sephora. Lo andiamo a sfumare verso su. E alla fine andiamo a fare una linea obliqua. Se necessario, applico ancora un po' di matita. Prendo adesso l'ombretto della Kiko, il Color Sphere numero 28 eyeshadow, un nero glitterato, e con un pennello di questo tipo, anche questo è del set della Laila, prendo un po' dell'ombretto e lo ripasso picchiettando al di sopra della matita. Una volta applicato l'ombretto al di sopra della matita, prendo una salvietta e vado a scaricare il pennello e comincio a portare questo colore verso sopra, solo fino alla piega del mio occhio, perché lei non ha un trucco molto alto sulla palpebra. Scarico di nuovo il pennello, perché così facendo, pulendo il pennello, io vado ad ottenere una sfumatura più naturale. Riapplico un po' di ombretto al di sopra del nero più scuro, dopodiché adesso andiamo a fare la stessa operazione al di sotto dell'occhio. Prendiamo la matita nera e la andiamo ad applicare vicinissima all'attaccatura delle ciglia.
facendola combaciare con la parte di sopra e andiamo poi a sfumarla, portandola verso sotto. Riprendiamo il pennello utilizzato prima, un po' di ombretto, lo andiamo a riapplicare sempre picchiettando al di sopra della matita nera e dopodiché lo sfumiamo verso sotto. Andiamo anche stavolta a scaricare il pennello su una salvietta. Dopo aver sfumato un po', riscarichiamo il pennello. Vedete, così facendo il colore in eccesso rimarrà qui. E sfumiamo. Adesso, per far notare ancora di più la sfumatura, andiamo a riapplicare leggermente la matita sia sopra che sotto, vicinissima all'attaccatura delle ciglia. Prendo adesso questo roll-on della Deborah, che si chiama Rollissima, un ombretto perlato super facile di colore azzurro. E il numero è 7, appartiene a una vecchia collezione, onestamente non vi so dire se lo producono ancora. Prendo il palmo della mano e vado a portare un po' di prodotto qua su. Essendo molto pigmentato e polveroso, prendo con un pennello dalla punta sottile pulito un po' di questo prodotto e lo applico picchiettando nella parte vuota, portandolo verso su. Anche questo fermandomi fino alla piega dell'occhio. Lo applico bene all'angolo interno dell'occhio, ma al di sotto soltanto una piccolissima parte. Una volta fatto ciò, vado a riapplicare l'ombretto nero bagnato soltanto vicino all'attaccatura delle ciglia, in modo tale da far notare ancora di più i glitter all'interno dell'ombretto, e vado a fare la stessa cosa con l'ombretto azzurro. Applico la matita nera alla rima interna dell'occhio e anche sopra. Al di sopra dell'occhio mi sembra di capire che lei non abbia niente, allora io vado ad applicare, per rendere il più naturale possibile la mia palpebra, soltanto la cipria. Vado ad applicare adesso la mia fidatissima cipria della Max Factor. Quando applico la cipria cerco di stare attenta a non andare a toccare la sfumatura del nero. Io non vado a fare la base dopo, a maggior ragione in questo caso che siamo andate ad utilizzare un ombretto scuro, e nell'eventualità che io sia andata a toccare la sfumatura riprendo il pennello, mi assicuro che sia a scarico del tutto e vado a risfumare leggermente. Applico il blush, utilizzo questo color fucsia mettendone una piccolissima quantità perché lei ha davvero una base molto naturale. Applico adesso il mascara, questo della Pupa, il Diva Lash Mascara Maxi Volume, ed infine applico poi sulle labbra questo lip gloss della Clinique, una tonalità molto naturale, il numero 10 Air Kiss. Questo gloss ha inoltre una protezione 15 ed è un gloss a lunga durata. Questo è il risultato finale. Come al solito spero vi sia piaciuto e spero di esservi stata utile. Vi mando un bacio e alla prossima!